Buonasera, bentrovate e bentrovati a questo nuovo appuntamento del ciclo di lezioni di lingua italiana di Mondadori Education. Le solite informazioni per chi si collegasse per la prima volta, per poi dare spazio il più rapidamente possibile alla lezione, alla relatrice di questa sera. La lezione, come tutte le lezioni dei vari cicli che l'editore sta portando avanti, dà diritto a un attestato. L'attestato sarà disponibile a partire dai prossimi giorni, insieme alle slide che verranno usate, proiettate e commentate questa sera. Per avere l'attestato si richiede di seguire la lezione in diretta, ora in streaming, oppure in differita entro la mezzanotte di oggi, utilizzando il link che trovate nella mail di conferma dell'iscrizione. In ogni caso, la lezione, come tutte le lezioni di quest'anno, resterà a disposizione e potrà essere riusata, rivista e anche eventualmente portata in classe nel canale YouTube dell'editore. Potete scrivere le vostre domande direttamente nella chat di YouTube e le domande saranno rivolte, girate alla relatrice di questa sera dopo, al termine della sua lezione. Queste sono le informazioni a cui insomma, è sempre bene fare riferimento. Io a questo punto inviterei la professoressa Chiara De Caprio. Salve, buonasera. Buonasera professoressa. La professoressa De Caprio è professoressa associata di storia della lingua italiana e di linguistica italiana all'Università di Napoli, Federico II, ed è per l'editore una gradita ospite di questa sera perché fa parte, diciamo, del gruppo, insomma, delle autrici, degli autori dell'editore. Ha firmato infatti con Patricia Bianchi, Nicola De Blasi e Francesco Mussuori un manuale universitario, L'italiano, varietà, testi, strumenti, che potete trovare direttamente in libreria. È membro del comitato direttivo della rivista Filologia e Critica e della neonata, neofondata, anzi del neofondato giornale di storia della lingua italiana. Si occupa nelle sue ricerche di prosa, di età medievale, moderna e contemporanea, di romanzo e poesia contemporanei, di linguaggi, politici, amministrativi di età moderna e di prosa saggistica e storiografica. Inoltre è membro, ne parlavamo prima dell'inizio della diretta, di un interessante progetto, ERG, che lo dico nella sua, diciamo, dicitura in inglese, suona Disasters, Communications and Politics in Southwestern Europe, che è molto interessante perché, se interpreto bene, professoressa, studia sostanzialmente la comunicazione degli eventi naturali, catastrofici e climatici di età moderna in un arco di tempo, che coincide sostanzialmente con l'età moderna. Insieme al manuale che vi ho citato prima, ricordo della professoressa un titolo recente per i tipi di Salerno Editore 2021, Forme e figure della saggistica di Calvino. La professoressa questa sera ci parla di italiano e dialetti in TV. Lascio quindi la parola a Chiara De Caprio e ci vediamo dopo per le domande che vorrete rivolgere. Grazie, professoressa. Grazie, e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Dunque, inizierei questa lezione appunto dedicata, come si diceva, a italiano e dialetti in TV, a partire da una riflessione, o meglio un testo, licenziato da Franco Fortini nel 1988, quando ricorda di aver appreso della morte di Pasolini attraverso
la TV, la notizia della TV nel buio di una casa isolata tra lecci bagnati e pini di autunno. E inizio così perché forse oggi è meno frequente o non necessario che sia la televisione a immetterci immediatamente in notizie sensazionali o tragiche, come possono essere la morte di un personaggio pubblico, di un intellettuale, o anche appunto eventi catastrofici come i terremoti o i disastri aerei. E dunque c'è anche un grande cambiamento che accompagna il ruolo e la funzione della televisione, e anche un grande cambiamento degli usi, degli stili e degli impieghi, e dell'italiano e, come vedremo, anche dei dialetti. Ciò che mi interessa ricordare, che naturalmente è in parte noto ai docenti, forse un po' meno ai nostri allievi, è che è dal 3 gennaio del 54 che iniziano, con la RAI naturalmente, i programmi televisivi in bianco e nero. Dunque, dal 1954 a oggi è un arco temporale abbastanza ampio, nel quale la lingua italiana è molto cambiata e così naturalmente l'italiano della televisione. E potremmo dire che talora sono proprio gli spettatori a darci un'idea molto articolata, varia, di ciò che è l'italiano della televisione. Talora è un italiano urlato, talora soporifero. Potremmo dire che forse, piuttosto che guardare in modo unitario a questo italiano, sarà bene subito osservare che la televisione riflette la varietà degli usi e dell'impiego dell'italiano della società contemporanea. Dunque, molti stili che dipendono innanzitutto dal tipo di format televisivo che ospita chi parla o chi legge testi in italiano. E per provare a mettere a fuoco la complessità dello strumento linguistico che poi noi ascoltiamo e anche in parte, come dire, vediamo in TV, sarà bene ricordare che siamo dinanzi a ciò che si chiama italiano trasmesso. È una etichetta ormai invalsa, a partire dagli studi di Francesco Sabatini, con la quale si vuole indicare il fatto che si tratti di una varietà di italiano che si serve di mezzi di riproduzione, registrazione e ricezione del suono e delle immagini, cosa ormai diremo molto nota a tutti, però è importante sottolineare il carattere, potremmo dire, costitutivamente ibrido e multimodale della comunicazione trasmessa, perché non si tratta soltanto di parole pronunciate a voce, si tratta anche di parole che supportano immagini, di parole che possono essere accompagnate, come il caso dei telegiornali, ma anche di alcuni quiz televisivi, da elementi grafici che scorrono in basso, e ancora, e qui varrà la pena citare Giovanni Nencioni, si tratta ora di un parlato più o meno istintivo, sincero, per così dire, come accade o si suppone che accada quando si intervistano persone dal pubblico o in altri contesti, ma si tratta anche di uno italiano scritto per essere detto come se non fosse scritto, quindi un italiano che si serve comunque di copioni o di altri testi più o meno provvisori, più o meno sintetici, che guidano chi parla mentre articola appunto il suo discorso a voce. E queste sono caratteristiche importanti per studiare e far riflettere gli studenti a scuola sull'italiano trasmesso, proprio perché nella sua sofisticata, in fondo, e complessa articolazione di stili e di varietà di italiano, il suo presentarsi dunque con una architettura di varietà, evidentemente il mezzo televisivo può essere uno strumento attraverso cui gli studenti sono indotti a riflettere sulla differenza fra ciò che chiamiamo lo scritto per essere detto e quel parlato
più istintivo, più vicino a una dimensione colloquiale, talora anche più intima, che è tipico delle conversazioni informali. E come vedremo, questi sono elementi cruciali nel capire, nel guidare anche gli studenti a ragionare su come è cambiata la storia della lingua italiana dagli anni 50 a oggi e come in parallelo non poteva che cambiare anche la storia dell'italiano e dei dialetti in televisione. Possiamo dare una prima ipotesi di lavoro, cioè che da un lato le varietà presenti in televisione hanno via via mostrato i cambiamenti della società italiana, dall'altro hanno anche, per così dire, indirizzato alcuni cambiamenti, li hanno resi più rapidi e più veloci, e quindi in generale ragionare sulle specifiche caratteristiche dell'italiano o delle varietà di italiano in televisione è senz'altro utile, perché accompagna e guida gli studenti nell'avere una maggiore percezione di che cosa è oggi la lingua italiana, quanto sono diversi gli stili di italiano presenti nella nostra lingua scritta, parlata, trasmessa, e anche forse acuisce quella capacità di scelta che talora proprio le generazioni più giovani sembrano non avere, o meglio, aiuta gli studenti a muoversi in ciò che è stato anche definito un caos variazionale, cioè l'esposizione quotidiana a stili, a varietà di lingua molto diverse fra loro, che soprattutto i giovani talora uniscono, mescolano senza avere spesso adeguata contezza del valore di ciascuna di quelle varietà. E dunque in questo senso forse portare esempi di trasmissioni e stili di italiano televisivo diversi per genere e nell'arco cronologico che va appunto dal 54 al 23 può essere un utile esercizio di riflessione sulla lingua che parliamo oggi, sulle tante varietà che parliamo, che usiamo nella nostra vita quotidiana, e anche su quelle che usiamo in contesti via via più formali e che usavano scrittori, giornalisti e uomini della televisione, donne della televisione, decenni fa. E dunque forse non è superfluo ragionare su queste quattro parole, che sono parole chiave di studi molto ormai noti, direi, e consolidati nella tradizione di studi linguistici sulla televisione, cioè maestra, scuola, specchio e eco. Cioè la televisione è maestra d'italiano o lo è stata? In che misura? È stata appunto una scuola d'italiano, una sorta di laboratorio attraverso cui si poteva aiutare una popolazione, fasce sempre più vaste di persone, non sempre già in possesso di una varietà media e colloquiale, a migliorare l'uso o almeno l'ascolto, la fruizione della cosiddetta lingua comune. È stata poi o è oggi specchio, in che misura è specchio delle diverse varietà presenti sul territorio, inclusi i dialetti, e dunque, come dire, in che misura la televisione in passato e oggi funge da cassa di risonanza di ciò che accade, potremmo dire, nelle case, nelle piazze degli italiani, e in che misura invece costruisce un nuovo sentimento della lingua italiana, un nuovo sentimento, potremmo dire, della norma e dell'uso. Per provare, naturalmente, in modo veloce a delineare questa traiettoria, sarà utile distinguere appunto tra una prima fase che consideriamo concentrata sul consolidamento di uno spazio linguistico unitario che faceva sì che questo
educare, informare, intrattenere, che era in uso anche presso la tradizione televisiva britannica, si traducesse in una attenzione a scelte linguistiche particolarmente sorvegliate, il cosiddetto fiorentino emendato, cioè un'attenzione a una varietà media, colloquiale, con una pronuncia che cercava di avvicinarsi o che doveva essere quella di chi poteva seguire corsi di pronuncia e adottare pronunce serb, basterà qui evocare le cosiddette signorine buonasera, e ancora direi una intrattenimento garbato che si rivolgeva anche a fasce che probabilmente erano escluse da una fruizione costante, quotidiana, in contesti familiari, dall'italiano. Perché, ad esempio, tra il 1960 e il 68 vi è una trasmissione che ha come titolo, penso eloquente, Non è mai troppo tardi, corso di istruzione popolare per il recupero dell'adulto analfabeta. Quindi la paleotelevisione che oggi possiamo recuperare attraverso una serie ricchissima di materiali disponibili attraverso i canali della RAI e i siti della RAI, ci consente proprio di capire come si è costruito un italiano televisivo per i bambini, come è entrato il grande teatro dialettale in televisione, e questo per esempio, sempre in ottica scolastica per così dire, è un aspetto interessante, perché grandi autori del teatro italiano del Novecento, penso ad esempio ad Edoardo De Filippo, nel misurarsi con i cambiamenti necessari per passare da testi pubblicati in rivista e poi nelle edizioni a stampa a registrazioni prima radiofoniche e poi televisive, apportano tutta una serie minuta ma significativa di cambiamenti lessicali, morfologici, che consentono al pubblico non più di un teatro ma di una televisione pubblica del 62, del 77, di apprezzare sì l'elemento, diremmo, regionale, locale, in questo caso un italiano locale di Napoli, o anche un elemento squisitamente dialettale, ma anche di mediare con la necessità di non oscurare troppo la comprensione del testo a chi quel dialetto, quell'italiano regionale di Napoli, naturalmente non maneggia e non usa. E quindi testi dialettali di questo tipo, ma altri esempi se ne potrebbero fare, e come dire, adattamenti televisivi negli anni che ho appena evocato, sono interessanti perché consentono di ragionare sul fatto che la televisione non offre soltanto un italiano standard o mediamente colloquiale, ma consente anche di verificare come esistano varietà di italiano che non coincidono naturalmente con i singoli dialetti delle diverse aree italiane o delle diverse, diremmo, città italiane, borghi italiani, ma sono appunto varietà di italiano in ogni caso caratterizzate da un certo tasso di elemento dialettale. E questo è un aspetto interessante della pratica scolastica, proprio perché consente di mettere a fuoco come nella nostra esperienza quotidiana, e non solo in televisione, portiamo con noi alcuni elementi dei nostri dialetti o degli ambienti in cui viviamo che entrano nel nostro italiano con modi e gradi di consapevolezza diversi. E questa fase della paleotelevisione è interessante anche perché, per così dire, il tasso di funzione di intrattenimento, informazione, educazione sono molto diversi da quelli odierni. Forse è sorprendente per uno studente di oggi che la pubblicità avesse uno spazio molto delimitato e preciso, che
non fosse così pervasiva come oggi. E sorprenderà forse anche che i cambiamenti in atto nell'italiano televisivo degli anni 60 e 70 va di pari passo con una serie di cambiamenti che riguardano l'organizzazione complessiva della televisione italiana, e cioè potremmo dire la fine di quel monopolio Rai che poi dà avvio alle emittenti locali e i network nazionali privati. Un dibattito intellettuale che può essere stimolante, interessante, è quello che faranno, come dire, a valle di questo cambiamento quattro grandi scrittori e intellettuali, cioè Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Franco Fortini e Pierpaolo Pasolini. I loro scritti, quelli non solo degli anni a caldo, diremmo 50 e 60, ma soprattutto quelli che riattraversano la fase precedente, talora toccano alcuni aspetti importanti del cambiamento dell'italiano in televisione, nei dibattiti pubblici, e mostrano una loro acuta percezione, già potremmo dire a fine anni 70, di un cambiamento che forse non riguarda soltanto l'italiano della televisione, ma l'italiano della comunicazione pubblica e civile, l'italiano del giornalismo tout court. E ci tornerò perché appunto è interessante e utile recuperare questi saggi e ragionare, diremmo, insieme a Calvino, Ginzburg, Fortini e Pasolini su questo cambiamento. Cambiamento che ci mostra una neotelevisione che quindi pian piano modifica gli equilibri fra forme del fiorentino emendato, pronunce standard, speaker che hanno frequentato corsi di dizione e una certa sintassi, articolazione sorvegliata, potremmo dire, verso usi linguistici via via più marcati. Potremmo dire che conta in questa seconda fase, che a partire dalla fine degli anni 70 diviene sempre più evidente, non solo fare della televisione una finestra sul mondo, ma anche permettere alla televisione, come in fondo anche alla radio, di illuminare spazi più ristretti, privati e anche intimi, quindi il cortile e in fondo anche, come sappiamo, con l'esplosione, per così dire, del cosiddetto emotainment e tutta la serie di reality della televisione contemporanea, confessioni o supposte confessioni su aspetti emotivi che di per sé, potremmo dire, sollecitano e determinano un tipo di produzione linguistica meno coesa, più caratterizzata da elementi ad alto tasso appunto di emotività. E dunque questo cambiamento, che possiamo sintetizzare in fondo nelle immagini del pubblico che prende la parola e che in fondo parla come sa e talora provoca anche il sorriso o la risata proprio per la sua anche inadeguatezza linguistica, e anche nell'immagine del passaggio dal talk show al reality a tutte le forme di emotainment, vi dicevo, era già in qualche modo colto, lo vedete nella slide, alla fine degli anni 70 da Italo Calvino, che segnalava come in televisione, ma forse anche nei giornali, al ruolo dell'intellettuale che si esprimeva su questioni puntuali e specifiche che erano di sua competenza, andava sostituendosi, o a lui sembrava si stesse sostituendosi, fosse ormai sostituito, l'opinionista, sollecitato, citiamo da Calvino,
a esprimersi su giornali, nelle tavole rotonde, alla televisione, su tutti gli argomenti, anche più lontani dalle loro competenze. E qui il riferimento sono proprio gli scrittori, gli intellettuali, ma l'osservazione di Calvino naturalmente si può facilmente estendere ai cambiamenti più generali che colgono la televisione italiana, nella quale è importante, per così dire, creare spazi in cui le emozioni, il conflitto, la disputa possono via via avere sempre più rilievo. E dunque informare e intrattenere, che sono certamente fra gli obiettivi comunicativi e culturali della televisione, restano ma cambiano e soprattutto tendono a sovrapporsi, mescolarsi, per cui l'informazione ha sempre un forte contenuto emotivo e anche intrattenimento. E questo aspetto lo si vede ad esempio nel cambiamento anche dei titoli, l'aumento del sensazionalismo e la pervasività di lessico connotato. Quindi passaggio da salotto a show, a trasmissione contenitore, nel quale via via, se da un lato senza dubbio si nota come dagli anni 50 agli anni 80 quell'italiano che prima appunto richiedeva trasmissioni per utenti e spettatori analfabeti, adulti ancora con una competenza rudimentale e imperfetta della lingua nazionale, come era anche un po' prevedibile per una nazione che non era unita da tantissimi secoli. Ebbene, questo trionfo, potremmo dire, dell'italiano comune, colloquiale e comprensibile da nord a sud, da est e ovest, porta però anche con sé una emersione, talora voluta, talora molto spontanea, di tratti informali, di tratti regionali e di tratti, potremmo dire, fortemente marcati come bassi in senso diastratico, cioè tipici di persone che non hanno una compiuta acquisizione delle strutture dell'italiano colto e formale. E su questa transizione si è molto riflettuto, perché se è senza dubbio considerato un aspetto interessante la possibilità di allargare e mostrare lo spettro differenziato di competenze di italiano e anche di usi delle varietà dialettali e unitarie, pone però anche la questione appunto del rispecchiamento in senso deteriore, ovvero usare a fini anche di spettacolarizzazione, comico-ironici e macchiettistici, potremmo dire, varietà basse o anche varietà francamente regionali e dialettali, un po' potremmo dire come accadeva nel teatro della commedia dell'arte, in cui le diverse parlate regionali e le diverse parlate dialettali erano di fatto maschere comiche. E questi aspetti sono importanti proprio perché sono pervasivi nel linguaggio dell'intrattenimento, come il dating show, l'emotainment, il salotto televisivo, ma hanno forse un trattamento più interessante nella fiction italiana, che è l'altro grande contenitore. Quindi sinora abbiamo colto un cambiamento che è il cambiamento relativo ai grandi contenitori di informazione e intrattenimento, e ora possiamo ragionare su un'altra importante area, spazio, che è quello della fiction, che diviene ad un certo punto non solo fiction e in generale soap opera, telenovelas tradotte, importate e doppiate,
con quel linguaggio a volte anche un po' insincero che è il doppiaggio televisivo cinematografico, e che via via poi ha trovato strumenti per essere credibile, ma anche fiction prodotta in Italia. In questo caso, ad esempio, il successo della produzione di Un posto al sole ha mostrato come le fiction possono essere un contenitore che offre una rappresentazione che punta sia all'espressività sia al verosimile, e che alcune ambientazioni, alcuni personaggi e alcuni luoghi italiani in qualche modo non possono prescindere dal fatto che devono avere una caratterizzazione linguistica in cui il dialetto locale e l'italiano regionale di quella città devono avere uno spazio e quindi dei parlanti che li usano. E questo è un aspetto interessante della cosiddetta neotelevisione, e certamente possiamo tutti fare mente locale alle differenti scelte di ambientazione. In genere fiction con ambientazioni meridionali sono quelle più caratterizzate in senso locale, non perché necessariamente solo al sud si usino i dialetti e le varietà regionali, ma perché in qualche modo l'immagine del sud in Italia richiede che ci sia una connotazione linguistica, e una fiction ambientata ad esempio in Puglia o a Palermo o a Napoli risulterebbe poco credibile o insincera per un pubblico televisivo se non avesse anche una caratterizzazione di tipo regionale o dialettale, che naturalmente non è una riproduzione delle caratteristiche reali di quei dialetti, ma è un adattamento, come appunto già Edoardo ci insegnava, fra ciò che è possibile attraverso il mezzo televisivo comunicare. E mi pare anche interessante osservare che si tratta sempre di prodotti televisivi per un pubblico nazionale, e che quindi ragionare anche sui modi in cui vengono rappresentati i diversi dialetti, i diversi italiani regionali e le diverse aree del paese che usano alcune varietà può essere stimolante per gli studenti, perché aiuta a comprendere come il dialetto possa servire a tanti scopi, possa avere diverse funzioni, ora come dire, di tipo aggregativo e coesivo, essere la lingua delle emozioni, dello svago, ora anche funzioni diverse, anche escludenti, quando un dialetto funziona ad esempio come gergo di alcuni che attraverso quella varietà vogliono allontanarsi o distinguersi da altri. Quindi in questo senso fiction anche amate da un pubblico giovane possono essere interessanti, perché consentono in generale una riflessione sulle dinamiche linguistiche, anche sul fatto che tanto la lingua nazionale quanto i dialetti possono essere varietà che escludono altri, e come gli uni e gli altri, cioè chi parla abitualmente prevalentemente italiano, chi parla prevalentemente dialetto, nella vita quotidiana sono chiamati a negoziare il loro spazio linguistico, il loro spazio comunicativo, e a trovare un punto di incontro e non un punto di conflitto fra usi linguistici diversi. C'è appunto una riflessione, una considerazione che possiamo quindi fare su questa articolazione complessa dell'italiano in televisione e dei dialetti in televisione, perché sinora abbiamo focalizzato l'attenzione soprattutto sull'intrattenimento, poi sulla fiction e la serialità prodotta in Italia, e ho fatto cenno invece al carattere talora più stereotipato e meno credibile di alcuni doppiaggi, soprattutto meno recenti, ma dobbiamo parlare poi di quello stile cosiddetto serio e mediamente colloquiale, che è tipico ad esempio della divulgazione
di tipo scientifico. Basterà qui evocare Piero Angela o anche i suoi, come dire, eredi per comprendere quanto sia importante questa altra linea di un italiano della divulgazione e della comunicazione attraverso una organizzazione limpida e chiara di contenuti che riguardano la storia, le scienze e dunque quel serbatoio, quel patrimonio di parole del lessico colto dell'italiano che rappresentano uno degli aspetti più interessanti della nostra lingua e anche del suo rapporto con le altre lingue europee e non solo, e naturalmente con il latino da cui, come sappiamo, l'italiano attraverso il fiorentino deriva. E quindi nominare anche questo ulteriore polo ci consente di ragionare, come è stato fatto in molti contributi sull'italiano o gli italiani della televisione, per dire che non è necessario demonizzare l'italiano in TV, che anzi siamo dinanzi a una organizzazione, un'architettura complessa e sofisticata che mostra diversi stili, diversi obiettivi comunicativi e diverse forme di tenuta di alcune strutture e di apertura ad altre. Mostra una lingua che cambia, una lingua che, come tutte le lingue, continuamente negozia, come dire, decide in base al sentimento dei parlanti, degli scriventi, che cosa continueremo a scrivere o a dire. E quindi usato in questo modo, davvero l'italiano della televisione può essere uno strumento molto utile e infatti è frequente che nei manuali per la scuola ci siano elementi importanti tratti da generi, format televisivi diversi, dal dibattito politico alla sequenza di talk show o di fiction, che possono funzionare come strumento attraverso il quale, a partire da un'esperienza linguistica più vicina e prossima a un uso colloquiale o mediamente formale, in ogni caso parlato, via via uno studente elabora quelle competenze proprie dell'uso scritto formale, che sono quindi un punto d'arrivo e non il punto di partenza. E naturalmente, sempre in un'ottica che guardi alla curvatura didattica, per così dire, di questo discorso, isolare elementi, sequenze testuali o far ascoltare diverse trasmissioni dell'italiano, della televisione di ieri e di oggi, consente anche di mettere a fuoco quanto è ricco il cosiddetto parlato contemporaneo, dove per contemporaneo possiamo anche intendere l'italiano parlato dagli anni 50 ad oggi. Questo è un aspetto importante che forse è stato molto sottolineato negli studi linguistici, cioè la progressiva presenza di un italiano medio, nazionale, colloquiale, informale, comprensibile in fondo in tutta la penisola, e dobbiamo a molti studiosi, da Francesco Sabatini a Giovanni Nencioni, anche a Luca Seriani, l'insistenza sul valore di una riflessione sui diversi modi in cui parliamo, non solo in base alla area dell'Italia in cui viviamo abitualmente, ma anche in base alle situazioni comunicative più o meno formali o anche al tipo di interlocutore cui ci rivolgiamo. Questo è un aspetto importante perché di una didattica della lingua italiana che parta dal parlato come strumento iniziale per potenziare e acuire la riflessione metalinguistica degli studenti, si scrive molto, ci sono anche molti esercizi, molti manuali, ma forse talora si resta giustamente anche concentrati su
il versante dell'italiano scritto formale, che è auspicabilmente l'obiettivo che vorremmo tutti gli studenti raggiungessero. In questo senso, la scuola e il lavoro fra classe e strumenti della comunicazione trasmessa odierna è senza dubbio utile, proprio perché può consentire allo studente di migliorare le sue competenze metalinguistiche, accorgersi di alcuni usi di cui forse non ha sempre consapevolezza o che tende inavvertitamente a riprodurre. E quindi il confronto fra diversi stili del giornalismo televisivo italiano, diversi stili dell'intrattenimento, consente di focalizzarsi su tutte quelle aree che sono sollecitate poi dalla maggiore o minore emotività, maggiore o minore aggressività verbale. Non solo naturalmente il lessico, ma anche quelle caratteristiche morfosintattiche e testuali che rendono alcuni speaker o presentatori più vicini a un parlato di tipo monologico versus invece quel parlato, anche è stato detto, aggressivo, che invece caratterizza altre situazioni e altri salotti televisivi. E quindi in questo senso davvero ragionare insieme agli studenti sui linguaggi della televisione è importante e consente di articolare un discorso che forse non riguarda soltanto lo stile dell'italiano in TV, i diversi stili di italiano in TV, ma in generale alcuni cambiamenti del dibattito politico, del dibattito pubblico, il sensazionalismo del giornalismo. E quella che Natalia Ginzburg nel 1970 già definiva una fulminea sensazione di sopravvivenza e di scelta, riferendosi in generale a dinamiche socioculturali e comunicative dell'Italia contemporanea. E dunque quest'ultimo aspetto, così per chiudere, per ricapitolare, può tradursi in una didattica dell'italiano parlato come strumento attraverso il quale acquisire sempre più consapevolezza del ruolo di tratti di parlato informale, del ruolo dei linguaggi specialistici che entrano nella nostra lingua comune, oggi in numerosi prestiti dall'inglese, ma anche di quei tratti regionali che ad esempio soprattutto da varietà regionali settentrionali entrano nell'italiano parlato radiofonico e televisivo. E insomma, in questo modo, restituendo all'italiano della televisione la sua complessità, oggi naturalmente accentuata dall'intermodalità e l'interazione con altre piattaforme e altri strumenti, sempre di trasmesso scritto, può permettere alla scuola di recuperare quella funzione che in fondo era agli albori della nostra storia linguistica, cioè la scuola e la televisione italiana come strumenti attraverso i quali la riflessione sulla lingua consente un uso sempre più consapevole e sempre più condiviso di una varietà di lingua capace di assolvere alcune funzioni fondamentali che riguardano il dibattito pubblico e il discorso in pubblico. E non era un caso che aprissi, cioè diciamo che ci fosse il riferimento a Calvino, perché recupero il testo una pietra sopra, perché Calvino a un certo punto, riflettendo proprio su queste dinamiche, lega la necessità di un italiano limpido, colloquiale, che sia in grado sia di sottrarsi ad alcune caratteristiche
della lingua scritta di alta formalità sia le caratteristiche più accusate di una informalità aggressiva e non limpida, alla sua idea di un italiano che è non solo della televisione, ma in generale del discorso, della comunicazione pubblica, capace di essere limpido, preciso e comunicativo, dove limpidezza e precisione vanno un po' intese proprio come quell'etichetta di italiano serio, mediamente formale di alcuni format televisivi. C'è un italiano che riesce a tenere la complessità dei discorsi, non la ipersemplifica e non la banalizza, ma al contempo garantisce una precisione lessicale, un lessico esatto che non elimina quelle parole tecniche, quelle parole dei lessici specialistici di cui l'italiano si serve, e ancora un italiano che sa muoversi con disinvoltura, potremmo dire, con serenità anche, tra forme più movimentate, più ad alto contenuto emotivo, come le dislocazioni o anche le frasi scisse, come è il caso che, o altre strutture del genere, per rendere la lingua scritta in dialogo costante con quella parlata. Quindi in questo senso un lavoro costante in questo universo che è l'italiano della televisione, o meglio le varietà italiane, i dialetti italiani, così come sono presentati dalla televisione, sicuramente può offrire un contributo utile e prezioso alla consapevolezza linguistica degli studenti e delle studentesse di oggi. Grazie per questa lezione. Abbiamo un pochino di tempo per qualche domanda, professoressa. Allora, io mi concentrerei su tre aspetti che sono emersi, diciamo, dagli scambi, insomma, nelle chat, e anche, come dire, sollecitati da quanto lei diceva. Due hanno a che fare con... rispettivamente con l'uso del, come dire, l'uso del che fanno i ragazzi e in qualche modo la loro così, insomma, la loro abitudine a una come dire, una lingua infarcita di volgarità, così si esprime chi ci ascolta, scrive nella chat, che diventa in qualche modo la cifra del divertimento, del che scatena, insomma, il riso, al di là invece di, oppure in contrapposizione ad altre forme di ironia più sottile che non sono più così comuni. Allora è interessante il vedere come la volgarità, l'uso dei modi colloquiali più volgari, si possa legare in qualche modo a quei tratti regionali oppure a quella varietà standard, diciamo, comune, panitaliana che lei descriveva. L'altro elemento che veniva in qualche modo, diventava oggetto di riflessione, era la messaggistica, quindi l'italiano elettronico, insomma, cioè la lingua utilizzata oggi dai ragazzi, in particolare dalle generazioni più giovani, nelle varie forme di comunicazione via chat, nelle varie piattaforme. In quale modo anche qui entrano in gioco, diciamo, l'italiano parlato, le varietà regionali che in qualche modo ci caratterizzano come parlanti italiani. Sì, grazie. Sì, sono senza dubbio aspetti fra loro correlati, poiché evidentemente partecipano di questo medesimo cambiamento che riguarda
in fondo il fatto che una quota ormai sempre più significativa di persone giovani, è comunque in grado di maneggiare una lingua italiana, una varietà di italiano. E che naturalmente con l'importanza e il peso che hanno nella nostra vita i social, gli strumenti della comunicazione digitale, quello che appunto ora si chiama lo scritto trasmesso, si accentuano, sono molto visibili alcuni fenomeni che invece prima restavano appunto tipici della comunicazione parlata informale, che ora sono poi passati in televisione e poi ritornano, per così dire, o comunque spesseggiano nelle chat scritte. E giustamente è stato osservato uno scritto di Massimo Palermo che è come se improvvisamente intere conversazioni che sarebbero rimaste evanescenti e sparite trovano invece con una perdurano e restano nelle nostre chat e anche in tutti gli strumenti come i social, Facebook, eccetera, eccetera. E questo naturalmente velocizza il processo di apertura verso un italiano sempre più colloquiale, sempre più emotivo, aggressivo. In qualche modo in questo, perciò parlavo prima di televisione e social che funzionano non solo da specchio ma da cassa di risonanza e potenziano questo tipo di comunicazione, perché certo, come dire, è sufficiente guardare alcuni dibattiti politici per comprendere che insomma un certo tipo di stile aggressivo che ricorre all'insulto, che non rispetta i turni di dialogo, che alza i toni anche degli adulti, e quindi diciamo certamente in questo senso esiste una comunicazione pubblica aggressiva che fa parte degli stili comunicativi che i giovani osservano. Ciò che a me premeva sottolineare è che proprio in questo la scuola e gli insegnanti, ma anche l'università, possono produrre un cambiamento perché è in parte fisiologico che soprattutto i giovani ricorrano a forme di ironia, come le diceva, di comicità, meno sottili, meno raffinate. È comprensibile che abbiano un lessico che tende all'emotività, che non distingue magari in modo accurato fra una serie di argomentazioni e via dicendo, ma appunto la scuola può e dovrebbe essere proprio il luogo in cui questa fatica, per così dire, di ragionare e di scegliere parole e forme, mi verrebbe da dire con Dante, gentili, cioè in grado di produrre una comunicazione pubblica e collettiva efficace e anche produttiva di un accordo in fondo. Ecco, questo è davvero, mi pare, il ruolo civile la scuola, e in questo senso per questo insistevo sull'importanza di mostrare la pluralità di modelli, di stili comunicativi, proprio perché si usano le chat, si usano le battute facili o i modi aggressivi, ma tutti sappiamo che man mano possiamo invece dotarci di forme molto più raffinate, sofisticate, anche per dissentire in modo fermo ma non aggressivo dagli altri. Quindi in questo senso c'è un collegamento, e almeno anche nella mia esperienza di didattica universitaria a volte gli studenti sono sorpresi quando io suggerisco loro di ragionare sull'italiano della televisione anche sui programmi più, verrebbe da dire, aggressivi e triviali, ma è anche un modo per me di far vedere loro quanta conversazione poco gentile ci sommerge, quanto persone colte possono, o comunque non avvezze o che non intendono riprodurre quel tipo di dinamiche comunicative, possono semplicemente spegnere la televisione o non guardare o non riprodurre. Forse è più difficile per giovani o
adolescenti o bambini, anche a volte lasciati a se stessi o in contesti di grande povertà educativa e povertà anche materiale, sottrarsi a questi modelli che poi sono gli unici di cui fruiscono, cioè, come dire, l'alternativa sarebbero le biblioteche, e chi dialoga e non tensona, per usare un termine colto. Quindi in questo senso forse la migliore ricetta è passare da quelle forme e proporre qualcos'altro a partire da quelle. Ecco, una curiosità, nel, come dire, in questo racconto, insomma, questa storia, in qualche modo, di questa storia sociolinguistica, no, della televisione italiana, il confronto con il cinema. Perché viene da pensare, pensate di spostare, come dire, il fuoco, l'oggetto della sua lezione, però viene da pensare che in qualche modo il panorama linguistico italiano presente in radio e poi televisione e presente al cinema abbia, come dire, avuto allargamenti e restringimenti diversi nel corso, diciamo, della storia linguistica della Repubblica Italiana, no? Del nostro paese. Oggi, tutto sommato, il cinema ha in qualche modo aperto ad aree linguistiche a cui la fiction, per esempio, che lei citava, sta parallelamente arrivando. Penso appunto al meridione d'Italia, insomma, Napoli oppure sì, la Sicilia. E però in qualche modo l'italiano, le varietà che sentiamo in televisione oggi, nei vari programmi, appartengono in qualche modo a delle aree linguistiche del territorio nazionale piuttosto canonizzate, no? Roma, centro Italia, nord Italia, Torino, Milano, e qualche volta qualche cosa che viene da sud, ma tendenzialmente siamo in un ambito centro-settentrionale, di fronte invece a un cinema che sta rivalutando in qualche modo aree come per esempio il Veneto e i dialetti veneti o altre parti d'Italia, dell'Italia meridionale, che non hanno, come dire, quella forte presenza. È così o è una interpretazione? No, sì, no, in effetti ha ragione, nel senso che forse l'omologo della televisione è senza dubbio l'evoluzione della radio, perché, come dire, se nella radio delle origini c'era Carlo Emilio Gadda che dava indicazioni di stile, così come abbiamo visto che negli anni 50 c'era una riflessione intellettuale molto forte sulla funzione, negli anni 50 e 60, sulla funzione pedagogica, direi qua, della televisione italiana, insomma. Poi dopo, appunto, come giustamente le osservava, il problema dell'uso dialettale o dell'uso basso, che di per sé naturalmente è oggetto di interesse e di rispetto, perché il modo in cui le persone parlano, è evidentemente, se parlano così, è quella la lingua che hanno e quindi non si può che rispettare i modi di parlare, tuttavia certamente e radio e televisione a volte poi l'hanno usato, come diceva lei, in modo caricaturale e insincero, mentre invece mi sembra che il cinema abbia, come dire, dal secondo dopoguerra in poi una grandissima attenzione molto più sofisticata verso i contesti dialettali, anche quindi una maggiore ricerca, insomma, poi dipende, ma certamente il cinema italiano d'autore ci ha dato delle straordinarie rappresentazioni linguistiche anche in contesti di grande marginalità o aree periferiche, insomma, penso a Crialese, ma appunto, come lei diceva, è una ricerca molto importante che forse rende interessante il cinema e il cosiddetto neo-cinema dialettale, come il neo-teatro dialettale. Sì, c'è una ricerca, una sperimentazione. Beh, del resto, appunto, siamo il paese di cui Contini diceva che la letteratura dialettale fa parte inscindibilmente, quindi... Ebbene, è bello poter studiare cinema e letteratura in dialetto.
teatro, in dialetto. Certo, ancora una domanda e poi credo che sia ora, insomma, di salutarci, insomma, di chiudere. Interessanti quelle parole che lei ha utilizzato, maestra, scuola, specchio, eco, no? A proposito della televisione. Valgono ancora oggi la televisione di oggi? Ho cercato di mostrare che fino agli anni 70 questa funzione di Sì, questo è chiaro. maestra era molto forte. Oggi qualcuno direbbe cattiva maestra, che non è un bel sintagma, per chiunque ami essere maestra, cioè, chi insegna lingua è sempre maestra d'italiano, almeno io così mi considero, quindi diciamo cattiva maestra è un po' un ossimoro quasi, vorrei pensare che un maestro debba solo essere un buon maestro. E sì, l'immagine che è stata messa a fuoco soprattutto dagli studi di Silvia Morgane, dal suo gruppo di ricerca a Milano, parlava di uno specchio che in qualche modo ci condiziona e quindi sì, non è più tanto o non è sempre buona maestra, ma diciamo quel ciò che più passa, penso ai reality show, anche a tante trasmissioni per adolescenti, no? Di grande conflittualità, emozioni, urlate, litigi. Naturalmente, ecco, quel modello televisivo molto noto che ormai ha tanti format, non è, ecco, io mi domando seriamente, ecco, se Sì. i giovani guardano quel tipo di dinamiche, spesso anche con professori, con adulti, e hanno quel tipo di atteggiamento, ovviamente lì costruito ad arte, estremamente aggressivo degli uni e degli altri, beh, non è che si fa un buon servizio ai maestri e ai professori che entrano a scuola, e quindi e in generale a quelle dinamiche di grande conflittualità che poi magari chi è in un reality chiude lì e porta a casa anche un ingaggio economico, naturalmente gli altri hanno assorbito aggressività e appunto, come lei diceva, quelle che si chiamano parolacce. In qualche modo c'è una liceità, no? Le dicono loro in televisione, le possiamo dire anche noi. Questa è la cosa che va sottolineata, cioè che non è mai come a casa tua. Se lo dice lui in televisione, lo posso dire anch'io, quindi. Grazie professoressa per questa lezione, grazie per chi ci ha Grazie a lei, seguito. grazie a tutti e a tutte. I materiali, chiedevano in chat i materiali, ovvero le slide che la professoressa De Caprio ha mostrato durante la sua lezione, saranno disponibili come in tutti gli altri casi, insomma, in tutte le altre lezioni, nei prossimi giorni, insieme all'attestato di partecipazione a questa lezione che troverete appunto nell'area dedicata nel sito dell'editore all'indirizzo www.mondadorieducation.it/attestati a partire dai prossimi giorni. Grazie ancora professoressa e Grazie. arrivederci. Arrivederci.